Buongiorno a tutti, meno 7 gradi, sta nevicando. Aspetta un percorso di 244 km fino a Milano, con un arrivo stimato batteria 25%, però sappiamo che temperature basse e la neve possono anche ridurre, cioè aumentare il consumo. Il percorso prevede anche il passo del Sempione a 2000 metri, quindi una salita e poi una discesa. La batteria in questo momento è al 91%, stato di carica 91%, range mode on, braking standard, traction control standard, ok, siamo pronti per la partenza. Passo del Sempione, che è iniziata la strada in salita, meno 4 gradi, strade agibili, neve sottile, fondo molto scivoloso. Siamo al passo del Sempione e in questo momento ci sono meno 10, nevica, visibilità ridotta per vento, strade ghiacciate, comunque meno 12, è stimato adesso l'arrivo 7%. Siamo sulla Valdossola, la strada, è sempre meno un grado, e i sensori di guida automatica è il risultato di non avere un tubo di scappamento molto interno. La neve si appiccica dietro e lì rimane. Eccoci, siamo arrivati a destinazione, 250 km, 52 kWh consumati e una media di 208 Wh km. Che è un'ottima media considerando che le temperature sono state sempre inferiori allo zero, con punte anche di meno 11, meno 12 gradi, e che circa il 50% della strada era innevata. Oltretutto abbiamo fatto anche un passo da 2000 metri sul livello del mare. Quindi viaggio perfetto, non ci sono stati problemi di tenuta sulla neve, abbiamo effettuato anche dove era possibile alcuni sorpassi, abbiamo visto persone che erano costrette a mettere le catene anche con gomme da neve e trazione anteriore, noi siamo andati tranquillissimi e adesso siamo arrivati.